Bentornati amici di My Weddings, un'altra puntata, nuovissima edizione ricca di sorprese. Oggi ci è venuto a trovare un ospite speciale, Antonio Nasca della Semicroma. Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. E via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, wonderful, wonderful. I dream of you. Antonio Nasca della Semicroma, bentornato. Ciao, a My Weddings. Ben trovata Erika, ciao. Hai visto la novità quest'anno? Sì. Gran bella novità. Salve, con questa faccia. La salutiamo. Anche. Ti corteggia questa Vedi? Ragazza? Ti corteggia. Partita all'attacco. Ricordiamo i nostri amici a casa, myweddings@goldtv.it. Prima di leggere i nostri amici a casa cosa ci scrivono, introduciamo un attimo il tema della puntata. Parliamo appunto di wedding tourism, giusto Antonio? Quindi certo. Tra le curiosità e gli eccessi, per voi che ci seguite da casa, è stato riscontrato che sempre più coppie di stranieri si sposano nel bel paese. Tu Antonio penso sia la prova vivente. Andiamo infatti a leggere la nostra letterina, c'è posta, facciamo anche c'è posta per te, abbiamo la postina in rosso, come hai potuto vedere. Le richieste musicali sono differenti in questo caso, Antonio? Sì, sono differenti perché lo straniero che viene a sposarsi in Italia vuole sentire il profumo dell'Italia certo. Anche sotto forma di musica. Quindi in tutti i sensi, in tutti i sensi. E innanzitutto diciamo c'è da fare un piccolo prologo, sì. È già diversa l'organizzazione musicale del matrimonio per lo straniero, perché il rapporto molto spesso è soltanto via email, perché si trasferiscono soltanto 3-4 giorni prima di fare l'evento. Però questo non complica più di tanto la cosa, perché insomma ormai internet ci aiuta, quindi video, demo, scambi di opinioni e certo. Proposte varie. Riusciamo comunque a creare il famoso percorso di cui abbiamo parlato tutto lo scorso anno. Però appunto, come ti dicevo, le richieste che loro fanno vanno più verso appunto la musica italiana con la M maiuscola, musica italiana. E voi della Semicroma ovviamente siete portati a esaudire tutti i desideri degli sposi, esatto. Anche gli sposi che vengono dall'Europa, dall'America, infatti le provenienze come... seguo una statistica, per la maggior parte sono inglesi, americani e anche russi. A tal proposito, come tuo solito, mi hai portato una bella clip, esatto? Esatto. La clip che noi andremo adesso a commentare di Ivan e Svetlana, un vostro appunto matrimonio by la Semicroma. Andiamo a commentarlo, Antonio. Proprio quello che tu dicevi, la provenienza dei diversi stati fa sì anche che le richieste musicali cambiano. Il matrimonio di questa coppia venuta apposta da Mosca è stato un matrimonio incentrato molto sullo spazio, un matrimonio quasi principesco. E loro per l'aperitivo hanno voluto un sestetto formato da 5 archi ed arpa in costumi d'epoca, quindi le musiciste, come puoi vedere, erano sì, praticamente vestite stile 700. Molto bello. All'interno di un palazzo storico romano, e quindi nel contesto ci stava.
durante la scena poi avevano un sottofondo di musica con pianoforte e poi invece il DJ per la festa. Però ecco, abbiamo incentrato la parte del video sulla parte iniziale proprio perché è stata quella un po' più caratteristica, no? Preponderante vedere, di tutto il ricevimento. Esatto, perché è molto suggestivo vedere le ragazze, le musiciste vestite così. Però è una richiesta che un inglese o un americano non ti farà mai, cioè proprio sono pronto a metterci la firma su questo, perché è la concezione dell'organizzazione musicale del matrimonio che cambia totalmente, cambia molto, pur magari avendo quel tono romantico, quel tono dell'Italia, quindi del prosciutto per mangiare e della melodia da ascoltare. Hai ragione. Quindi un po' questo. Il repertorio adeguato a quella che era la formazione, quindi brani del Settecento, Mozart, Vivaldi e anche brani insomma di musica classica fondamentalmente. Bene Antonio, quindi argomento oggi per chi si fosse appena sintonizzato, parliamo del wedding tourism, ossia di coppie straniere che vengono a sposarsi proprio qui in Italia per tantissime motivazioni. A prescindere da questo si parla anche di coppie miste, quindi formate da italiani e l'altra parte straniera. In questo caso ti sono capitati dei ricevimenti in cui hai suonato per questi sposi? Che cosa ti hanno richiesto? Quali sono state le loro esigenze? Le esigenze sono il punto d'incontro delle esigenze di ognuno di loro, no? Possiamo parlare anche di religioni diverse? A volte capita. Magari cerimonie con rito metà ortodosso, metà cattolico. Certo. Molto spesso questo ci capita per un italiano magari che lavora a Londra, conosce un inglese e si vuole sposare in Italia. Quindi vuol dire praticamente costruire musicalmente un matrimonio che abbia quel sapore italiano, ma anche quel sapore un po' inglese, che comunque non guasta, perché se magari specialmente la sposa è inglese vuole comunque questi un po' italiani. Questi italiani. O a volte l'Italia è un po' il punto di incontro geografico. Ci sono capitati dei matrimoni dove lo sposo era italiano però viveva all'estero, la sposa era americana e hanno trovato l'Italia come punto d'incontro per poter far arrivare tutti i parenti, gli amici e festeggiare il loro matrimonio qui. Ma secondo te per quale motivo gli stranieri vengono a sposarsi in Italia, a prescindere magari in questo caso da un punto di incontro, quali potrebbero essere gli altri ingredienti? Io dall'esperienza che ho è la bellezza del nostro paese. Sì. Specialmente di alcune zone, Roma, la Toscana, Venezia, la parte dei laghi, quindi Lago di Como, Lago di Garda. La Puglia, la costiera amalfitana, sono molto, molto, molto... Gettonate. Vengono fondamentalmente per quello. Poi, a seconda del mood di matrimonio che cercano, alcuni scelgono Roma perché vogliono stare nel contesto della Roma antica, alcuni scelgono la Toscana perché vogliono stare in un casale. Quindi, però, fondamentalmente per la genuinità e la bellezza del nostro paese. Poi perché si mangia bene, c'è la musica bella, no, quindi... Magari prendono anche una bella italiana. Esatto. E non guasta. Bene Antonio, andiamo avanti con questa tematica. È stato riscontrato, come dicevo, che sempre più stranieri scelgono il nostro paese per sposarsi. A livello di percentuale, quanti matrimoni in un anno ti capitano in questo senso? Un 25%, un quarto dei matrimoni, sì. Beh, è una percentuale molto diciamo alta. Diciamo che facciamo anche un lavoro commerciale dedicato, nel senso che avendo anche il sito in inglese e proponendo all'estero, tu mettiti nei panni di un americano che da New York deve organizzare il matrimonio a Roma. La prima cosa che fa va su internet e scrive wedding music.
e quindi lavorando con, diciamo, con le chiavi, con i tag, quindi ci arrivano anche richieste in quel modo, se non magari da wedding planner con cui collaboriamo. Però quindi comunque c'è anche una, volutamente una ricerca dello straniero per poter lavorare con loro. Come ti trovi a lavorare insieme a sposi stranieri entrambi oppure coppie miste come abbiamo appena enunciato? Bene, bene, dipende un po' anche lì dalla provenienza, perché l'approccio... È vero che la cosa è soggettiva, certo, in base, certo, comunque, certo, alle persone. Un po' anche dipende dalla provenienza, proprio anche per il tipo magari di carattere. L'americano è molto più friendly, magari il nord europeo o il russo è un po' più formale all'inizio, però poi quando capisce che si può fidare, che comunque sei un punto di riferimento, si ti lascia andare. Sì, 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 si lascia. L'inglese andare. Invece? Anche molto, molto friendly, sì, sì, molto, molto. Qual è uno dei brani più gettonati? Uno, per esempio? Allora, riguardo gli evergreen della musica italiana, sì, anche lì dipende molto dalla provenienza, perché la concezione di musica italiana cambia a seconda delle parti del mondo. Quindi i russi piace l'Italia anni 80, quindi Ricchi e Poveri, Toto Cutugno, Pupo, Albano. L'americano è Volare, è quando è Bocelli. Pazzesco. Bene Antonio, rimani ancora con noi di My Weddings, a tra pochissimo. Puntata incentrata sulla musica con il nostro music designer Antonio Nasca della Semicroma. Antonio, bentornato nella nuovissima edizione di My Weddings, ancora con noi per tutte le puntate. È un onore. Non vedevo l'ora. È un onore. Non vedevo l'ora. Puntata incentrata sul wedding tourism. Pensate che, secondo alcune statistiche, negli ultimi 10 anni i matrimoni cosiddetti misti si sono triplicati. È vero Antonio? Sì, sì, aumentano anche per noi molto le richieste da matrimoni stranieri, insomma, richieste da stranieri. Ennesima clip e chicca della Semicroma. Guardiamo questo filmato e lo commentiamo insieme. Il filmato di Anna e Samir. Sì, Anna e Samir è una coppia, lei italo-americana, lui egiziano, residente negli Stati Uniti. Hanno scelto Roma come, diciamo, punto d'incontro per sposarsi. Aperitivo in duo con formazione di pianoforte e sassofono, con repertorio jazz, swing... e poi il DJ alla fine, nella parte finale dell'evento. C'è da dire una cosa, i matrimoni degli stranieri raramente arrivano a 100 persone, la media è 40-50, anche perché immagina, insomma, spostare. Esatto. Una mole di persone. Quindi la media di ospiti, quindi sono sempre matrimoni abbastanza intimi, abbastanza anche giovani, perché tolti i genitori e a volte se ci sono i nonni e qualche rimane... soltanto vengono molto più volentieri gli amici, si spostano molto più facilmente gli amici. Ecco, il repertorio, anche in questo caso, come potete sentire, il repertorio coppia con delle influenze egiziane e musica egiziana, quindi c'è uno studio anche su quello, una consulenza che ci porta a vedere tutti questi, a curare tutti questi dettagli. Per avere sempre il matrimonio perfetto, by la Semicroma, ovviamente non lo mettevo in dubbio. Abbiamo parlato quindi di un matrimonio russo, abbiamo parlato quindi di questo matrimonio. Andiamo da Kerry e Daniel. Vediamo quest'altra clip, la commentiamo insieme a te. San Giorgio al Velabro, che è una chiesa molto scarna, semplice. Era desiderio degli sposi avere il quartetto d'archi. Qui c'è un aneddoto secondo me molto 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 carino. Raccontiamolo ai nostri amici a casa. Allora, 25 anni prima, sì, nella stessa chiesa e con lo stesso sacerdote, che adesso nella clip si vedrà, i genitori della sposa hanno fatto la loro cerimonia, celebrato la loro cerimonia. Era destino. Ma sì, quindi era desiderio proprio di Kerry sposarsi nella stessa chiesa a Roma e con lo stesso sacerdote, che
Come vedete, ragazzi, credo sia stato felicissimo di celebrare anche il matrimonio. Molto, la cerimonia figlia, logicamente in inglese, essendo entrambi americani. Sì. Ah, in questo caso parliamo di due americani. Due americani con rito cattolico. Cattolico. Sì. E infatti. E quello che c'è da dire degli stranieri, che forse noi molto spesso non ci rendiamo conto, è che amano il nostro paese in una maniera esponenziale, cioè entrano quando vengono in Italia e quando camminano per Roma stanno praticamente a bocca aperta a ogni passo che fanno, perché forse noi di questo un po', ora esulando dal tema musicale, però noi non ce ne rendiamo conto a volte perché siamo abituati, forse dovremmo essere meno abituati per avere rispetto di quello che abbiamo intorno. Probabilmente gli americani stessi, vivendo una realtà completamente diversa dalla nostra, sì, essendo stata in America molte volte, avendo visto le tipologie di città a cui sono abituati e conformi, ovviamente Roma, parliamo di due poli opposti. Sì. Credo che sia più che normale per loro sgranare gli occhi, come mi hai appena spiegato. Antonio, che cosa vogliamo aggiungere per quanto riguarda questo argomento? Sicuramente, allora, la cosa fondamentale è che lo straniero viene in Italia a sposarsi cercando semplicità. Raramente, se non in alcuni casi, come abbiamo visto nel primo video, vogliono fare la grande... Quindi non parliamo di matrimoni sfarzosi. Raramente. Vuole la semplicità, vuole vivere l'italianità. Quindi anche come per la musica, anche il mangiare che sceglie è un mangiare molto semplice, non cercherà mai un mangiare sofisticato, ma vuole vivere proprio l'italianità, cioè vuole andare in trattoria. Quindi, la locanda. E quindi anche musicalmente molto spesso ci chiedono chitarristi, fisarmonicisti che li fanno ballare perché vogliono sentire l'Italia. Anche l'organetto magari. Sì, certo, con il repertorio napoletano, le tarantelle, cioè vogliono sentire l'italianità. Vogliono respirare proprio l'Italia. E proprio farsi avvolgere con tutti i sensi, quindi con la musica, il mangiare, quello che vedono, di Italia. Vogliono fare il pieno d'Italia e ricordare il giorno più importante della loro vita con l'Italia. Senti Antonio, vogliamo avvolgere anche i nostri amici telespettatori con un brano proprio a tema? Che cosa? Sì, direi di sì. Il brano che sempre ci viene chiesto, specialmente l'ultimo giorno che stanno a Roma, cioè arrivederci Roma. Arrivederci Roma, goodbye au revoir, ti ritrovo a pranzo a squarciarelli, fettuccine e vino dei castelli, come tempi belli che Pinelli immortalò. Sempre magnifico il nostro Antonio della Grazie. Semicroma, sempre una grande emozione averti qui con noi in puntata e ascoltarti nei tuoi brani e la tua voce ovviamente. Grazie. Io spero di averti sempre di più qui in puntata, ti ringrazio ancora una volta e ringrazio i nostri amici a casa per averci seguito in questo tutorial particolare con il nostro amico Antonio Nasca. L'appuntamento con My Weddings è sempre per domani. Arrivederci.